Ciao a tutti gli amici delle case di legno isolate con libelle di paglia. E mi trovo in cantiere, in montagna. Guardate che bellissimo panorama alle mie spalle. Questa è la casa che è stata costruita. È una casa composta da due camere da letto e soggiorno con soppalco, cucina e con vista sulle montagne. Qui dietro abbiamo il bagno, la lavanderia e il garage. Oggi abbiamo iniziato con gli impianti e la settimana prossima inizieremo con gli impianti elettrici. Qui, come vedete, abbiamo segnato dove andranno le scatole e per fare le tracce sul muro in paglia basta applicare qui uno scasso e far passare il corrugato dove c'è la canna palustre di 5 cm. Qui si può vedere una cosa particolare, la cura del foro finestra, dove per evitare il ponte termico, questo è il muro legno in paglia, il foro finestra è stato completamente isolato in modo da poter mettere qui il serramento e montarlo in questa posizione. E importante è cambiare l'isolante a contatto con il bancale in pietra, dove questo è un materiale usato insensibile all'acqua, mentre qui abbiamo la fibra di legno. Già si comincia a sentire il comfort qui all'interno, perché fuori è una giornata molto calda, mentre qui dentro si sta molto bene. Una particolarità è questa porta scorrevole di 1,5 m che andrà a dividere la zona giorno della cucina, e quella invece è la canna fumaria della stufa d'accumulo che verrà messa in questa posizione. E questi sono i disegni esecutivi della parte impiantistica, dove sia l'idraulico che l'elettricista possono capire dove andranno gli impianti. Come puoi vedere, questa è una casa in legno naturale in montagna, perciò si possono costruire questo tipo di abitazioni anche in montagna. Basta sapere progettare l'involucro in base alle condizioni esterne che l'edificio dovrà affrontare. Ciao da Nicola Preti e ti ricordo che il mio sito è edificidipagliaitalia.com.